Incomincerò con un sogno, il sogno della madre di Pericle. Quando Agariste, la madre di Pericle, donna di alto rango nell'Atene del pieno dell'alto V secolo, stava per partorirlo, ebbe un sogno, sognò di partorire un leone. Pochi giorni dopo nacque Pericle, racconta Erodoto nel libro VI delle Storie. Il riferimento a questo animale, il leone, è un riferimento gravido di significati. Vedremo perché, ma dirò subito perché è l'animale di riferimento della tirannide. La fonte che ne parla, Erodoto, non potrebbe essere più favorevole a Pericle, e tuttavia segnala quasi come un segno della storia successiva di questo straordinario, gigantesco personaggio, quella scena archetipica. E dirò poi subito, quasi per chiudere in un arco, la vita, l'opera, la traiettoria di quest'uomo, la tragica sua scomparsa. Nel pieno della pestilenza, del contagio pestilenziale in Atene, 429 a.C., egli era già molto avanti negli anni, era nato probabilmente poco dopo l'anno 500 a.C., quindi la sua vita occupa il V secolo, uno dei secoli decisivi della storia antica, quasi per intero si apre sotto il segno di questo leone. Si chiude in una scena di tragedia, che è quella della città che egli ha portato alla guerra e che all'inizio quasi della guerra lo vede uscire di scena. Il contagio pestilenziale fu talmente sconvolgente per la città che lo storico ammiratore di Pericle, che ha raccontato quelle vicende, ha ritenuto di dedicare pagine e pagine alla descrizione del malanno, ai sintomi del contagio. Lui dice: lo faccio perché se un domani ritorna si sappia come si presenta questo malanno. E descrive la città in preda alla devastazione morale e materiale, cumuli di cadaveri bruciati per le strade, degrado morale, crollo dei freni che conducono, per così dire, e guidano l'esistenza. In questa scena tremenda, Pericle scompare. Ha portato la città alla guerra, la guerra ha potenziato il contagio, perché la tattica che gli ha suggerito è di chiudersi dentro le mura. Gli spartani devastino pure le campagne, poi se ne andranno, Atene domina il mare e quindi è una potenza invincibile, questo è l'architrave della sua strategia, impopolare soprattutto presso i contadini che vedono i loro beni in così grave pericolo, ma l'accumularsi di gente in città dentro le mura ha potenziato il contagio, quindi Pericle esce di scena in una situazione di tragedia. Su di lui appena scomparso, il suo storico, lo storico che ha dedicato alla sua vicenda e soprattutto alla guerra da lui voluta, un libro che ancora oggi leggiamo con enorme interesse, Tucidide, ateniese, più giovane di lui, alla sua scomparsa dedica alcune frasi dalle quali prenderò le mosse per ricostruire il ruolo di questo personaggio. Per tutto il tempo che fu a capo della città in periodo di pace, governò sempre con moderazione, garantì la sicurezza della città, la quale sotto di lui raggiunse il massimo splendore. Dopo lo scoppio della guerra visse ancora per 2 anni e 6 mesi e solo dopo la sua morte le previsioni da lui formulate circa la guerra vennero comprese appieno.
Giacché agli Ateniesi aveva sempre detto che se fossero rimasti coi nervi saldi, se avessero provveduto alla flotta e non avessero tentato di accrescere l'impero con la guerra, non avrebbero corso rischi. Ma quelli dopo la sua morte fecero tutto il contrario. Nel governo della città presero per ambizioni personali altre iniziative che apparivano del tutto estranee alla guerra ed ebbero un esito negativo per se stessi e per gli alleati. E poi seguita spiegando perché Pericle riusciva a guidare la città e gli altri, quelli venuti dopo di lui, non ne furono capaci. La ragione era che egli era personaggio potente per prestigio e lucida capacità di giudizio, assolutamente trasparente e incorruttibile, reggeva saldamente il popolo senza però violare la libertà e non si faceva guidare da esso più di quanto non lo guidasse lui, poiché non cercava di conseguire il potere con mezzi impropri e perciò non era costretto a parlare per compiacere l'uditorio. Il suo potere si fondava sulla considerazione di cui godeva. Quando si accorgeva che quelli, l'assemblea, si abbandonavano a sconsiderata baldanza, li colpiva con le sue parole, portandoli allo sgomento, per ricondurli poi ad uno stato d'animo di rinnovato coraggio se li vedeva in preda ad una paura irrazionale. Di nome, a parole, logo, dice Tucidide, era una democrazia, di fatto il potere del primo cittadino. Lui dice arché tu protu andros, del primo. E anche altrove, quando parla di lui, dice all'epoca tu, Pericle era proteuon, era il primo. Queste parole hanno fatto riflettere a lungo. Un grande filosofo, uno dei creatori della scienza politica, Thomas Hobbes, il quale a lungo non scrisse e quando cominciò a scrivere tradusse Tucidide in inglese, premettendovi una mirabile introduzione. Hobbes scrive: Tucidide ebbe una visione politica profondamente monarchica, infatti i due personaggi positivi della sua storia sono Pisistrato, il cosiddetto tiranno, e Pericle. Pericle monarca. Questa immagine della democrazia solo a parole, ma di fatto il governo del principe, potremmo dire il primo, il princeps, il proto saner, il primo cittadino, questa immagine ha avuto un destino lunghissimo. Si potrebbe dire, e questo lo ricordo soltanto ora tra parentesi perché non voglio allontanarmi dal nostro filo principale, che l'idea stessa di princeps nella realtà politica tardo-repubblicana prende le mosse da Pericle. Il nome che è giusto fare è quello di Cicerone, teorico della politica, critico della politica, critico della decadenza della Repubblica Romana, e siamo 4 secoli e mezzo dopo, sogna il princeps, ha l'idea che dalla difficoltà strutturale della Repubblica si uscirà attraverso un princeps e lo delinea nel De Repubblica, nei frammenti che abbiamo, esattamente con le parole con cui Tucidide descrive il potere di Pericle. Auctoritate et eloquentia et consilio, per auctoritas, per la capacità di parlare e farsi ascoltare, e per il consilium, cioè per la gnome, per l'intelligenza politica, princeps civitatis sue, Pericles ille. Insomma, Tucidide ha fondato, descrivendo Pericle e il suo sistema politico, la nozione di principato, smascherando, per così dire,
il contesto democratico nel quale Pericle si colloca. Perciò quella brutale espressione, che in greco è molto forte, quando in greco si dice di qualche cosa che logo si chiama in un modo, ma ergo di fatto in un altro, si vuole smascherare ciò che sta dietro le parole. A parole una democrazia. Non è l'unica immagine di Pericle che abbiamo. Potremmo agevolmente accostare e contrapporre a questa la più celebre, forse, raffigurazione di lui nel Gorgia di Platone. Stiamo, come dire, attraversando il V secolo attraverso questi cenni. Pericle è un uomo che è nato, come ho detto, sotto l'anno 500 avanti Cristo. Il suo ammiratore storico Tucidide è nato nel 454 circa avanti Cristo, era più giovane di lui di 40 anni. Platone è nato altri 30 anni dopo, ma le generazioni si intrecciano. Platone discende da una famiglia il cui perno era niente meno che il tiranno Crizia, e risalendo per i rami si andava fino a Crizia Maggiore, il quale addirittura era imparentato con Solone. Solone è colui che ha contrastato nei limiti del possibile Pisistrato. Pisistrato, il tiranno, è stato allontanato dagli Alcmeonidi, di cui Pericle è un discendente. Queste grandi famiglie si intrecciano e si combattono e si incontrano. Platone nel Gorgia è molto sintomatico. Questo fa parlare Socrate questa volta in prima persona. Cioè Socrate non chiede, ma è lui che descrive i grandi corruttori. I grandi corruttori della politica, che secondo lui sono appunto i quattro: Aristide il giusto, Temistocle, Pericle e Cimone. Spietato Platone, come sempre, nella sua critica radicale del sistema politico ateniese, perché queste coppie sono coppie di rivali, condannati tutti perché corruttori del popolo. E perché corruttori? Perché fanno quello che Tucidide nega che Pericle abbia fatto. Come si direbbe in greco, parlare pros edonen, per far piacere. L'oratoria demagogica, l'assecondare l'assemblea. E quindi, dice Platone, fa dire a Socrate, ha reso gli ateniesi peggiori di quello che erano. E come argomenta perché peggiori di quello che erano? Non soltanto per questa oratoria demagogica, per questo assecondare, ma anche perché per primo introdusse un salario per chi si dedicasse ai pubblici uffici. Il famoso salario per ricoprire una carica, che è l'architrave del meccanismo democratico ateniese. Perché dico l'architrave? Il meccanismo ateniese è molto semplice. Come ogni democrazia assembleare, ha nell'assemblea di tutti il fondamento. Ma esiste l'assemblea di tutti? Quando Erodoto raccontò, lui leggeva le sue storie, parti delle sue storie al pubblico, che alla morte di Cambise in Persia qualcuno aveva prospettato l'idea di instaurare la democrazia in Persia, dice Erodoto, non mi hanno creduto. E invece è così. Perché non gli hanno creduto? Perché ad Atene dire che nell'impero persiano, questa immensa realtà geografica, qualcheduno volesse instaurare la democrazia, significava far immaginare una assemblea di tutti in un grande stato territoriale, quindi una cosa impossibile. Ma anche ad Atene è un'illusione, è un'idea forza. Quando, molti anni dopo, i cosiddetti oligarchi, cioè quelli che non accettano il sistema politico ateniese, tramano per abbatterlo e riescono a farlo per breve tempo togliendo il salario
per i pubblici uffici, dichiarano, per invogliare gli incerti ad accettare la nuova realtà, che in fondo anche in regime assembleare Atene ha 30.000 cittadini maschi adulti in età militare, al massimo 5.000 vanno all'assemblea. Quindi la realtà concreta della democrazia assembleare è una realtà mobile, dove l'incremento a partecipare alla politica deve venire dall'alto. Non solo, ma cambia il corpo sociale attivo. È molto ingenuo il modo in cui si parla di questa realtà antica quando si dice l'assemblea di tutti. L'assemblea di tutti non esiste. Faccio un esempio concreto che ci porta ad un momento cruciale della vita di Pericle, della sua vita politica. 462 avanti Cristo. Lui era stato a lungo incerto, dice Plutarco, suo biografo, tardivo ma molto informato, era stato molto incerto su come schierarsi. Apparteneva ad una famiglia importante, ricchissima, un grande proprietario terriero. Oltretutto i vecchi, quando lo vedevano, giovane, trovavano che rassomigliava fisicamente a Pisistrato. E questo era un handicap, perché il tiranno era pur sempre l'incubo della democrazia. E lui fu incerto su come schierarsi, alla fine scelse il popolo, dice Plutarco. Cioè, in sostanza, calcola che tra le due opzioni possibili, quella di non accettare il sistema politico, democratico, assembleare, assecondandolo e guidandolo, ovvero rifiutarlo, la prima opzione era quella preferibile. Nel 462 avanti Cristo, un anno cruciale nella storia di Atene, avvengono alcuni fatti. Guida la città, o perlomeno è un leader riconosciuto, Cimone, il figlio di Milziade, il vincitore della battaglia di Maratona contro i persiani. Cimone è un buon democratico, nel senso che accetta il sistema. Anche lui appartiene a una grande famiglia, la famiglia di Milziade, addirittura aveva origini regie. Cimone si impegna, su richiesta di Sparta, in una campagna nel Peloponneso contro gli schiavi iloti che si sono ribellati. Sparta è il regime degli uguali, però gli schiavi bisogna tenerli sotto. E Cimone è amico di Sparta, i suoi figli uno dei suoi figli l'ha chiamato Lacedaimonios, spartano, l'altro l'ha chiamato Tessalo, per cui Pericle, suo nemico, diceva: ma non sono neanche ateniesi questi che si chiamano in questa maniera. Si impegna in questa campagna e porta con sé 4.000 opliti, un corpo di spedizione notevolissimo. Gli opliti sono guerrieri che si armano a proprie spese. Quindi sono anche una classe sociale, si potrebbe dire, e sono la base della democrazia oplitica, cioè quelli che vanno all'assemblea e applaudono Cimone. Ma nel frattempo, a partire dal 480, quindi negli ultimi 20 anni prima di questo anno cruciale, Atene ha creato un impero marittimo, i marinai sono diventati vitali, essenziali per il funzionamento dell'impero. Come dice un nemico della democrazia ateniese, anonimo, sono quelli che muovono le navi che comandano. Opliti fuori, impegnati in Messenia, marinai all'assemblea. L'assemblea decide, su impulso di due leaders importantissimi, Efialte e Pericle, Efialte più vecchio, Pericle più giovane, di togliere al consesso fino allora dominante, denominato Areopago, i poteri decisivi. Una riforma tecnicamente impeccabile. Quali sono questi poteri? Sappiamo qualcosa di ciò da una fonte importante come la Costituzione di Atene di Aristotele. Aristotele dice che Efialte tolse all'Areopago
i poteri di troppo, quelli che si erano aggiunti dopo le guerre persiane, li chiama gli epiteta. E quali erano? Quelli giudiziari. E passa i poteri dell'Areopago ai tribunali popolari. Singolare realtà questa ateniese, se ben ci pensate, perché l'Areopago è un organo di cooptazione, come il Senato romano in certo senso. Coloro che hanno rivestito l'arcontato entrano di diritto nell'Areopago, quindi l'Areopago è un consesso vitalizio, la volta che si sia varcato un certo gradino. Detronizzare l'Areopago significa spezzare il dominio di un gruppo sociale alto che regola l'elemento più importante della città, i tribunali, perché in tribunale va a finire ogni tipo di conflitto, soprattutto quelli riguardanti la ricchezza. Tribunale popolare cosa vuol dire? Vuol dire che ogni anno si sorteggiano 6.000 cittadini qualunque, non laureati in diritto, ma cittadini qualunque, dai quali si prendono 500 nomi che costituiscono l'Eliea e altri tribunali. Questi cittadini qualunque, che quindi sono popolani, marinai, teti, nullatenenti o anche opliti, secondo il sorteggio, decidono nelle controversie fondamentali, che sono quelle appunto quotidiane riguardanti la ricchezza. Perché Aristofane, straordinario intellettuale e critico, nelle Vespe rappresenta la mania del tribunale ad Atene? La mania, noi ridiamo leggendo le Vespe. Ma perché il tribunale è il ganglio intorno a cui si svolge la lotta di classe? Usiamo queste parole un po' tradizionali, ma tutto sommato significative e chiare. Spostare i poteri dall'Areopago ai tribunali popolari significa spostare il peso decisivo su un altro ceto. Questa è la riforma del 462. Perché avviene? Perché all'Assemblea c'erano altri, secondo appunto quella osservazione, al massimo ne vanno 5.000. I 4.000 stavano in Messenia a combattere e Fialte e Pericle realizzano questa riforma epocale. Vorrei fare un paragone, può sembrare un po' singolare, ma non è. Una realtà molto simile a quella, molto simile per certi versi naturalmente, a quella dell'Atene della democrazia diretta, potrebbe essere quella della Parigi dell'anno secondo della rivoluzione. Le sezioni, no? Nelle sezioni ci sono i sectionnaires, cioè i frequentatori abituali, i sansculotti. Ammazzato Robespierre, i sansculotti se ne vanno dalle sezioni, arrivano i borghesi. Le sezioni continuano a funzionare, quindi il meccanismo è lo stesso. È come se nelle vene scorresse un sangue diverso. È la stessa cosa che succede. Togli gli opliti, metti i teti, i nullatenenti. Bene, questa riforma è legata a che cosa? Al fatto che nel frattempo, fra la battaglia di Salamina, la vittoria sui persiani e la guerra in Messenia, Atene è diventata una grande potenza marittima, la cui forza è nelle navi. Quindi il soggetto sociale decisivo è diventato quello e Pericle deve fare i conti con quelli. La vicenda di Efialte, non per introdurre degli elementi, per così dire, di mistero, ma la storia così remota è fatalmente misteriosa, non sappiamo granché di fatti a noi più vicini. Efialte viene ammazzato subito dopo la riforma. L'assassinio politico poi ad Atene era abbastanza praticato, si potrebbe dire, non solo ad Atene peraltro, ma insomma lì abbiamo episodi celebri, e non si seppe mai chi l'aveva fatto uccidere, chi lo avesse ucciso. Abbiamo varie fonti, vari racconti, non abbiamo una vita, una biografia di Efialte. Una delle fonti alle quali Plutarco, nella sua immensa dottrina, fa capo, Plutarco è vissuto al tempo dell'imperatore Traiano, quindi 5 secoli dopo, però ha letto un sacco di cose d'epoca.
certe volte ne sa più di Tucidide, che aveva visto e toccato Pericle in carne ed ossa. Una delle fonti che lui evoca, Idomeneo di Lampsaco, che poi era un amico di Epicuro, quindi vissuto alquanto dopo, ma ben prima di Plutarco, Idomeneo di Lampsaco riteneva di sapere che Pericle l'aveva fatto ammazzare. Certo, Lampsaco è una delle città dell'impero. Gli intellettuali, le persone in vista delle città dell'impero non amavano Atene e soprattutto non amavano i capi ateniesi. Potremmo fare una rassegna? Stesimbroto di Taso, Ione di Chio, Taso, Chio, Lampsaco, tutte città dominate. Le opere di questi non le abbiamo, Plutarco le ha lette per noi, però ci rendiamo conto che non facevano che mettere in luce sinistra i leaders della città tiranna, della città dominatrice, che si faceva pagare il foros tutti gli anni, il tributo, centinaia di talenti. Quindi prendiamo con le molle questa notizia, naturalmente, della liquidazione di Efialte ad opera addirittura dello stesso Pericle. Efialte povero, questo le fonti ci dicono, povero, cosa rara nel personale politico ateniese. Il personale politico ateniese è fatto di persone dei ceti alti che accettano l'assemblea, la guidano, però vengono da famiglie dove hanno imparato la parola, hanno imparato l'uso della parola, hanno imparato la musica, hanno imparato l'arte della guerra, hanno imparato una serie di cose, quindi sono loro che guidano, ma accettano il sistema. E Efialte no, era povero. Aristotele, nella Costituzione di Atene, dice no, ma lui fu ammazzato da un tale di Tanagra, Tanagra è una città della Beozia, e dice il nome di questo tale, dell'assassino. Naturalmente noi non possiamo fare un'inchiesta, però merita una segnalazione il fatto che una fonte straordinariamente importante, l'autore che sto per nominare si chiamava Antifonte. Antifonte era un sofista, un oratore, un avvocato, un tragediografo, il vero artefice, il cervello del colpo di Stato del 411, del primo colpo di Stato che intacca la democrazia dopo un secolo. Antifonte. Antifonte era nato nel 480, quindi aveva 20 anni meno di Pericle, insomma era quasi un suo coetaneo. Forse è stato anche il maestro di Tucidide, perlomeno Tucidide fa di lui un ritratto straordinario, ammirativo, quando dice solo un genio come lui poteva riuscire ad abbattere la democrazia ad Atene. Antifonte non faceva politica, tramava, aspettava il momento, come tutti i bravi oligarchi, aspettava la sconfitta militare, quando questa si profila in Sicilia, escono allo scoperto e colpiscono. Colpiscono. Approfittano di un momento in cui i marinai sono dispersi, moltissimi sono morti in Sicilia, altri sono sulle navi nell'Ellesponto, all'assemblea fanno passare l'abrogazione del salario. Ancora una volta il problema di chi sta all'assemblea conta. Antifonte faceva l'avvocato, cioè faceva discorsi scritti per amici che andavano in tribunale per i problemi più vari, magari anche a pagamento, non disdegnava affatto il denaro. E per un cliente lui ha scritto un discorso che ci è conservato. Questo tale era accusato di aver ammazzato un ateniese cleruco, cioè un ateniese che aveva terre nelle isole dominate da Atene, nella fattispecie a Mitilene, a Lesbo. A un certo punto del suo discorso dice, voi vi ricordate d'altra parte, il problema era che non si trovava il cadavere del defunto, questo defunto si chiamava Erode, vi ricordate quando hanno ammazzato Efialte? Cosa singolare, noi non sappiamo l'anno esatto in cui lui parla, ma certamente siamo intorno agli anni 420 circa. Efialte era stato ammazzato 40 anni prima, quindi faceva appello alla memoria dei vecchi. Vi ricordate quando è stato ammazzato Efialte? Non si è mai saputo chi lo ha veramente ucciso. Questa testimonianza vale molto di più di quella di Aristotele, naturalmente. Ed è un sintomo del fatto che quello rimase un buco nero, un episodio oscuro.
Ma io non sto dicendo, naturalmente, che va ascritta a Pericle questa feroce soluzione del problema del primato. Sta di fatto che, scomparso Efialte, Pericle Proteuei è il primo. E conduce una politica che Tucidide ammira, parlando di incorruttibile guida del popolo, e che è una parte della verità, ma una politica di enorme disinvoltura, di cui vorrei descrivere brevemente i due cardini. I lavori pubblici, l'impero, l'aggressività imperiale. Grande politica di lavori pubblici. Quando si dice l'Atene di Pericle, il Partenone, l'Atena Partenos, ovviamente sono segni durevoli che ancora noi oggi vediamo. È il risultato di una straordinaria politica di lavori pubblici, consistente nell'impiegare masse di lavoratori prezzolati a 2 oboli la giornata, che non è un prezzo altissimo, un salario altissimo, per una politica edilizia che ha cambiato la faccia di Atene, condotta con sapienza, condotta la fonte che non ho nominato finora, ma anche perché in ultima analisi la conosciamo grazie a Plutarco, che ne fa un uso amplissimo, i comici. Ho nominato solo Aristofane, che era troppo giovane quando ho cominciato, Pericle era già morto. Cratino, il grande maestro di Aristofane. Cratino cosa fa dire a un suo personaggio dalla scena? Stanno costruendo il Partenone e non la finiscono mai. Si tira in lungo questo lavoro ad infinitum per protrarre questi lavori pubblici e continuare a suscitare consenso attraverso il salario. Una politica che è al tempo stesso di prestigio e socialmente mirata. L'uomo che guida tutta questa operazione, il cambio della faccia di Atene attraverso la politica edilizia, è Fidia, il grandissimo. Dice Plutarco in un passo della vita di Pericle, era la mente di tutti i lavori pubblici che si svolgevano, non soltanto l'Atena Partenos. Ictino di Mileto, un architetto famosissimo, è quello che ha materialmente pensato il Partenone, ma la guida di tutto questo era Fidia, vicinissimo a Pericle, nella sua cerchia più ristretta, la cerchia ruotante intorno a lui e alla donna sua amatissima Aspasia, figura straordinaria, Aspasia, donna libera, quindi non una ateniese castigata che sta in casa, che non sa leggere, che non è una persona. Era una persona, lo era, al più alto livello, etera. Etera non vuol dire prostituta, è un rango più alto. Scandalo, naturalmente. Pericle aveva una moglie da cui si separò con garbo e fermezza, potremmo dire, passò ad un altro marito, quest'altro marito forse era era Clinia, il padre di Alcibiade, il quale era un piccolo Pericle in certo senso. Aspasia di Mileto, donna di enorme cultura, di grandi amicizie, Anassagora per esempio, è il bersaglio. Ermippo, comico, le scaraventa addosso un'accusa di impietà, con le accuse più infamanti collaterali, allevare prostitute in casa, eccetera. Ma intorno a lui ci sono anche uomini come Erodoto, Ippodamo di Mileto, Protagora. Quando Pericle crea, guardando ad Occidente, e passiamo quindi alla politica imperiale, la colonia di Turii, in Lucania, mette in campo una squadra formidabile, Protagora come legislatore, Ippodamo come urbanista, Erodoto non so bene in che veste, ma comunque andò anche lui, tant'è vero che assunse la cittadinanza di Turii e
a rigore andrebbe chiamato non Erodoto di Alicarnasso, ma Erodoto di Turi, essendo diventato cittadino di Turi. Quindi questa cerchia è una cerchia malvista. L'ateniese medio, il protagonista degli Acarnesi di Aristofane, non gradisce una persona come Aspasia, innanzitutto perché è una donna, poi perché pensa, poi perché è amica di grandi intellettuali. E il ricordo che si affaccia alla mente degli ateniesi è quella del tiranno. Intorno a Pisistrato e ai suoi figli c'era l'intelligenza di tutta la Grecia, la cerchia intorno al tiranno, ancora una volta, e incombe sull'immagine di Pericle. Aspasia chiamata in tribunale, Anassagora accusato di ateismo, e Anassagora nelle nuvole di Aristofane è il maestro di Socrate, maestro di ateismo. Atene non era una città facile, e quindi quella frase molto equilibrata di Tucidide li guidava piuttosto che essere guidato da loro, va letta nella sua letterale verità, cioè un punto di equilibrio. Platone può ben sfogarsi nel dire li ha corrotti, assecondandoli, e nel giusto probabilmente Tucidide nell'individuare un punto di equilibrio difficile fra il guidare ed essere guidati, ma fra guidare ed essere guidati ci sono l'alea di un processo micidiale, la volontà di colpire, cui Pericle riesce sempre a contrastare, a opporre, una capacità di creare consenso. Altrimenti non si spiegherebbe il fatto che è rieletto per 30 anni di fila alla strategia, che è la massima carica elettiva. Che è esattamente quello che fa Augusto Princeps, ribadendo anno per anno la tribunicia potestas e il consolato. Ha scritto un grande storico tedesco che si chiamava Eduard Meyer, trovata geniale questa di riuscire a farsi rieleggere ogni anno, perché questo rendeva impossibile la richiesta del rendiconto. Al termine della magistratura bisognava affrontare un processo, il rendiconto. Egli era già magistrato per l'anno dopo, quindi questa resa dei conti non veniva mai. Ma per ottenere questo consenso, che non era coatto, bisognava contemperare i due elementi, il salario per tutti e la continua ricerca di ampliare l'impero, cioè la guerra. Militarmente si potrebbe dire Pericle non ha avuto una straordinaria capacità. La sua unica guerra vinta è quella contro l'isola di Samo, contro un alleato ribelle. Guerra feroce, durata 2 anni e passa, con un dispiegamento di forze incredibile, per schiacciare la rivolta di Samo, che dopo quella tremenda repressione diventa l'alleato più fedele di Atene. Ha tentato in più direzioni. Ed è curioso come Tucidide, che lo idealizza, che ne fa un monumento, occulti le sconfitte, gli errori. Paradossale, e questo vorrei brevissimamente raccontarlo ora, il sostanziale occultamento della più catastrofica delle imprese di Pericle, l'attacco all'Egitto. Perché l'attacco all'Egitto? È una guerra durata 6 anni, finita con la perdita di 200 navi e di migliaia di uomini. L'Egitto è stato conquistato dall'impero persiano sotto il regno del pazzo Cambise, come lo chiamavano i suoi avversari. Cambise, il re folle, anche Erodoto lo raffigura così, conquista l'Egitto, interrompendo l'ultima delle dinastie, quella saitica. La conquista dell'Egitto ha dato all'impero persiano un'enorme forza, fra l'altro terra ricchissima. Ma l'Egitto si è ribellato varie volte, si è ribellato una prima volta quando è morto Dario, una seconda volta quando è morto Serse.
personaggio notabile, forse uno degli ultimi della dinastia saitica, si chiamava Inaro, guida la ribellione e chiede l'aiuto di Atene. Pericle storna le navi che sono impegnate nella guerra a Cipro, sempre contro l'impero persiano, e invia questo corpo di spedizione in Egitto. Si risolve in una catastrofe. Ma perché? Qual è il senso? È la stessa cosa che farà Alcibiade con la Sicilia. E lo stesso Pericle, in un discorso, l'ultimo che lui tiene prima della sua definitiva uscita di scena, in un suo discorso lui dice: noi abbiamo una flotta che può fare molto di più di quello che abitualmente facciamo. Dominiamo l'impero, ma potremmo dominare l'Etruria, Cartagine, la Sicilia. Cioè abbiamo in pugno un'arma imbattibile per un dominio mediterraneo. Ma qual è il fine del dominio mediterraneo? Qual è il fine dell'allargare l'impero? Ampliare i proventi, avere più risorse per alimentare il demo. Ecco il consenso strettamente connesso alla politica imperialistica. E quindi è una contraddizione alla fine che si aggroviglia su se stessa, perché questa politica di espansione intanto smentisce la teoria tucididea secondo cui la sua linea era non ampliare l'impero con la guerra. Non è vero, ha fatto esattamente questo, ma alla fine, alla resa dei conti, approda al conflitto con l'altra grande potenza, che politicamente è Sparta, ma economicamente è Corinto. Perché scoppia alla fine, nel 431, la grande guerra che dura quasi 27 anni, con varie interruzioni? Perché i commerci ateniesi collidono con i commerci dell'altra grande potenza economica, che è Corinto. E la lotta per i mercati, Corinto ha a Megara un suo punto di forza. Pericle fa varare un decreto all'assemblea ateniese che chiude tutti i mercati ateniesi contro Megara, cioè i megaresi non hanno diritto di vendere sui mercati controllati da Atene. È lì che comincia il conflitto, e sono i corinzi che spingono Sparta alla guerra, e alla fine Sparta accetta, perché si rende conto che non si esce da questa collisione, da questo impossibile coesistere di due imperi economici, se non con la fine di uno dei due. La strategia periclea, l'abbiamo detto all'inizio, è quella apparentemente lungimirante: ci chiudiamo nella fortezza Atene, che è chiusa da mura imbattibili, e con la flotta dominiamo. Gli spartani si sfoghino, devastando le nostre terre. Politica miope, in realtà, è una delle ragioni per cui Plutarco ha scelto di accostare la figura di Pericle a quella di Fabio Massimo, il temporeggiatore, è esattamente la strategia militare. Fabio Massimo non accetta battaglia campale contro i cartaginesi, e quando invece quelli che vengono dopo di lui l'accettano vanno alla catastrofe di Canne. Pericle vorrebbe evitare uno scontro diretto, frontale, per terra, campale, con la grande potenza avversaria. Quelli venuti dopo di lui lo fanno e perdono. Questa è un po' la ragione di quell'accostamento. Esce di scena in tempo, cioè muore prima che la sua strategia fallisca. Il suo erede politico, che è Alcibiade, non può che fare quello che egli ha fatto verso l'Egitto: tentare ad Occidente con la conquista della Sicilia. Naturalmente la differenza tra i due, ancora una volta, è nella capacità di suscitare consenso. In questo è il segreto del proto-Saner, del princeps Pericle. Ma noi non parleremo di Alcibiade, parleremo invece di lui. Noi abbiamo incominciato, vi ricordate, credo, leggendo quella pagina famosissima, Tucididea: a parole era una democrazia, di fatto il governo di uno solo. E ho detto smascheramento. Il paradosso dinanzi al quale non si può che restare ammirati del racconto tucidideo è che quando Tucidide dà la parola a Pericle per descrivere il sistema politico ateniese, crea l'illusione
che egli stia inneggiando al modello democratico. Sto parlando del famoso epitafio. Epitafio è un discorso che si fa per i morti in guerra, perciò si chiama così. Teoricamente ogni anno è una cerimonia importantissima nella città, solenne, anche visivamente suggestiva, tutte queste bare che sfilano, i parenti, la città tutta, un grande oratore che parla, ogni anno. Ogni anno anche perché guerre ce ne sono quasi quotidianamente, nel linguaggio greco fra l'altro quando si stipula una pace si dice spondai, che vuol dire tregua, cioè, l'idea è che la guerra è la norma e la pace è una parentesi. Erano più chiari di noi, nel senso che anche nel tempo nostro succede qualcosa del genere. Però usiamo parole più dolci, più melliflue. L'epitafio per i morti nel primo anno di guerra, erano pochissimi in realtà, perché il primo anno di guerra non fu caratterizzato da chissà quale operazioni. E toccò a Pericle di parlare, è l'ultimo suo discorso d'occasione, quello dell'epitafio. Mi capita talvolta di dire è un grande corso di educazione civica, nel senso che l'oratore prescelto per pronunciare l'elogio dei morti in guerra in realtà pronuncia l'elogio della città. La città celebra se stessa. E l'oratore, il quale ha il dominio della parola, la formazione necessaria, insegna al demo, ai nullatenenti, ai frequentanti dell'assemblea, la storia della città, i principi su cui essa si regge. Perciò è una lezione di educazione civica che annualmente viene inflitta agli ateniesi, la cui formazione è data da quella circostanza e dal teatro. Discorsi non veri, naturalmente, intanto fondati di solito sulle grandi vittorie del passato. Siccome Atene non ne aveva tantissime, a parte i persiani, si comincia con le Amazzoni, abbiamo sconfitto le Amazzoni, un po' remote, diciamo, e poco credibili. Abbiamo riportato nel Peloponneso i figli di Eracle, gli Eraclidi, altra vicenda su cui si potrebbe stendere un velo di dubbio. Il nostro sistema. E, ahimè, siamo autoctoni, no? Il vanto profondamente razzistico è quello di essere nati lì, una stirpe che ha origine lì, nell'Attica, gli autoctoni, l'autoctonia, una parola terribile che ha avuto un futuro micidiale. Tucidide fa parlare Pericle in questa circostanza ed è un discorso che ci pone un problema di metodo innanzitutto. Che sta raccontando? È vero? Ha inventato? Uno dei luoghi classici del nostro mestiere di studiare il mondo antico è quello di chiedersi i discorsi che Tucidide fa pronunciare ai suoi personaggi sono veri, sono falsi, se li ha inventati. Lui dedica un intero capitolo a spiegare che sono veri, dicendo non ho registrato le parole esatte, ma mi sono tenuto vicinissimo al senso generale delle cose veramente dette. E sarà anche vero. Nel caso dell'epitafio Pericleo sorgono notevoli dubbi, purtroppo, perché è il discorso forse più importante che figuri in quell'opera straordinaria, dove la parte parlata è forse ancora più abbondante di quella narrativa. Abbiamo qualche riscontro, è famosissimo il fatto che a un certo punto, dove spiega il sistema ateniese come è fatto, Pericle fa la distinzione leggi scritte e leggi non scritte, che è un luogo che appassiona sempre moltissimo, tutti pensano subito ad Antigone, si commuovono e va bene, anche se poi la legge scritta è garanzia di uguaglianza, la legge non scritta è appannaggio delle caste sacerdotali, quindi poi inneggiare tanto alle leggi non scritte bisognerebbe stare un po' attenti, ecco, con tutto il rispetto per Antigone, ben inteso. Il Pericle Tucidideo cancella, per così dire, la parte ovvia, le Amazzoni, gli Eraclidi. Dice, io non vi sto a ripetere quello che già sapete, non lo dirò dinanzi a persone che già lo sanno,
E già questo ci mette un po' in sospetto, perché è difficile che un oratore il quale mira all'ascolto e al successo faccia tabula rasa dei luoghi comuni così cari alla tradizione. Però, dopodiché, passa a descrivere il sistema politico e lì parla delle leggi scritte e non scritte. Noi abbiamo, dicevo, un riscontro, ce l'abbiamo in un personaggio che in certo senso è vicino a Pericle, è figlio di un suo grandissimo amico, l'oratore siciliano di origine Lisia, molto frequentato nei licei perché si considera un autore semplice, ma in realtà tanto semplice non è. Lisia era figlio di Cefalo, un ricchissimo meteco siciliano, in casa del quale si svolge la Repubblica di Platone, per esempio, secondo il racconto appunto platonico. In un discorso contro Andocide, databile in 398, Lisia dice: mi ricordo che Pericle, secondo alcuni, avrebbe detto che le leggi scritte sono più importanti di quelle non scritte, eccetera. Cioè fa una citazione dall'epitafio. E quindi potrebbe essere un segnale del fatto che qualcosa di vero in quel discorso c'è. Poi abbiamo anche un altro testimonio, e su quello ci fermeremo un pochino di più, Platone nel Menesseno, un dialogo molto problematico, mette in scena una cosa singolarissima. Socrate si autoproclama allievo di Aspasia. Dice: io ho imparato da lei la retorica, l'arte della parola. Aspasia, la donna di Pericle per l'appunto. Anzi, l'altro giorno mi ha letto l'epitafio di Pericle fatto con gli avanzi del suo discorso. Platone, animo straordinariamente ironico, immaginate questa trovata, il grande epitafio del grande Pericle, l'antiepitafio o il paraepitafio di Aspasia, fatto con che cosa? Con gli avanzi del discorso del grandissimo. E questo discorso ci servirà, ora vedremo perché. Anche perché sembra scritto in contrappunto o tenendo d'occhio sul tavolino il discorso Pericleo, Tucidideo. Certo, uno può dire Platone leggeva ormai Tucidide, molto probabile. Dopo aver detto, non vi sto a raccontare le cose ovvie che già sapete, vi parlerò del nostro sistema politico. E qui comincia un celeberrimo passo sul quale vorrei fermarmi quasi conclusivamente. Noi pratichiamo, dice Pericle Tucidideo, un sistema politico che non imita gli ordinamenti dei vicini. Pensiamo sempre all'autoctonia, no? Siamo diversi da tutti gli altri. Semmai siamo noi modello per qualcheduno, anziché imitare noi gli altri. Già questo è un po' singolare, perché di solito si dice capofila delle democrazie, quindi tutti i sistemi di tipo ateniese sparsi nel mondo greco, invece qui si insiste nel dire è peculiarissimo, è un qualche cosa che non rassomiglia a niente. Quanto alla denominazione, come chiamarlo? La parola alla quale ricorriamo per definirlo, visto che esso funziona in riferimento ai più e non ai pochi, lo si chiama democratia, democratia kekletai. Ma, subito una limitazione, nelle controversie private, pensiamo ai tribunali, spetta a tutti uguale parte, nel rispetto della legge. Per quanto riguarda invece il peso politico, la axiosis, no, la dignitas, direbbe Cicerone, non è tanto l'appartenenza ad una categoria, ad un gruppo sociale, quanto la capacità che consente di accedere agli onori. Nella povertà, se uno ha qualcosa di buono da dire, costituisce un impedimento.
è secondo libertà che noi facciamo politica. Questo passo è stato vivisezionato, strattonato, ecco, è uno dei passi giustamente più studiati e tormentati. Il seguito del discorso è quasi incredibile, se noi pensiamo che Pericle e Aspasia sono al centro di un cerchio, di un kreis, di una cerchia, di intellettuali bersagliati perché di libero pensiero, e Pericle dice a questi ateniesi tremendi che c'ha davanti: noi filosofeggiamo senza mollezza e amiamo il bello con semplicità, il famoso filosofumen, filocalumen, o è un grande ironico l'autore o c'è qualche cosa che non va, perché l'unica cosa che poteva disturbare gli ateniesi era quel vantarsi di filosofein e di filocalein. Quindi siamo su un terreno di creazione pensata per noi, non di riproduzione delle parole che egli disse. Ma direi che la cosa più evidente, più grossa, che ci porta a capir questo, è che lui arriva a proferire la parola democrazia in punta di piedi e in mancanza di meglio. La chiamiamo così, la parola alla quale si fa ricorso è quella, però. Però che cosa? Però in tribunale a tutti spetta la stessa parte, che non è un elogio dello schierarsi per i deboli, è l'esatto contrario, cioè dinanzi al tribunale popolare, a quella Eliea cui Efialte dette i poteri che erano prima dell'Areopago, i ricchi non sono perseguitati, come sarebbe ovvio, perché la guerra è intorno al patrimonio, sempre. La migliore interprete, io credo, di questo passo, di questo brano celeberrimo, è una grandissima grecista francese, gloriosa interprete di Tucidide, Jacqueline de Romilly, che ha fatto una magnifica traduzione commentata, la quale dice molto bene a questo proposito: si nota l'imbarazzo con cui viene fuori lentamente la parola democrazia in questa presentazione o autorappresentazione del sistema politico, condizionata da una serie di limitazioni, che sono tutte quelle limitazioni che io sommariamente ho cercato di evocarvi. Pericle muore nel modo che vi ho detto, lascia una città nel disastro. Affiora dopo di lui un altro leader, Cleone. Cleone è oppresso, per così dire, dall'immagine di lui che ci ha dato ferocemente Aristofane. Aristofane è cimoniano fin nel midollo, quindi tutti i leader popolari sono per lui sostanzialmente dei corruttori, come la pensava Platone. Ma Cleone apparteneva alla classe dei cavalieri, cioè era uno molto su nella scala sociale, e fra l'altro anche per questo ha l'elezione alla strategia così abitualmente. Cleone si muove, fa i primi passi sulla scia di Pericle, ma è ovvio, perché il meccanismo, ormai credo sia chiaro, di questi sistemi politici è, quale che sia la forma, il dominio di élite capaci di ottenere consenso e di farsi legittimare. Quindi si ruota intorno. Questo sarà poi codificato nel secolo seguente, quando tutto sarà cambiato, nel IV secolo, addirittura formalizzato, i retori maggiori, i retori minori. Demostene fa una carriera piano piano, quando diventa un retore maior, c'ha intorno i retori minori, che i suoi nemici chiamavano i signori dell'urlo e del tumulto, cioè quelli che andavano nel corso dell'assemblea a disciplinare il traffico mentre il grande leader parlava. Cleone ha fatto anche lui questa strada, ma non perché venisse dalla gavetta, ma perché piano piano si percorrono questi gradini. Ma l'ultimo Cleone, il Cleone degli ultimi anni di Pericle vivente, comincia ad aggredire Pericle.
percepisce che quell'unico insuccesso che Pericle ha avuto nella sua carriera, la non rielezione una volta in quei 30 anni di fila, è dovuto, quell'insuccesso, alla politica guerresca sbagliata, cioè al sacrificare i contadini in maniera così penalizzante. E quindi lo attacca, e lo sappiamo ancora una volta dai comici, che parafrasano le parole di Cleone: o re dei satiri, Pericle, re dei satiri, perché non prendi la lancia, ma ci offri per la guerra soltanto parole? Quindi basta con questa tattica di arroccamento. Cleone si fa strada, è aiutato in certo senso dalla peste, che toglie di mezzo il vecchio statista, ma l'attrito è ormai presente, vivo ancora Pericle. E quindi io credo, lo dico un pochino conclusivamente, che una riflessione di un grande pensatore moderno, di cui vi dirò poi il nome, intorno al conflitto all'interno dell'elite, lui scriveva nel 1912, quindi un po' dopo Pericle, sia perfettamente pertinente al nostro quadro. Le correnti democratiche nella storia sono come il battito continuo delle onde. Si infrangono come contro uno scoglio, ma vengono incessantemente sostituite da altre. Lo spettacolo che esse offrono è entusiasmante e rattristante al tempo stesso. Appena la democrazia ha raggiunto una certa tappa nella sua evoluzione, viene sottoposta a una specie di processo di degenerazione. Assume lo spirito e le forme aristocratiche di vita contro cui un tempo aveva combattuto. Poi insorgono dal suo interno voci che la accusano di oligarchia, ma dopo un periodo di lotte gloriose e di ingloriosa partecipazione al potere, coloro stessi che l'avevano accusata salgono a loro volta nella classe dominante per permettere a nuovi difensori della libertà di insorgere in nome della democrazia. Questo gioco crudele fra l'inguaribile idealismo dei giovani e l'inguaribile sete di dominio dei vecchi non avrà mai fine. Sempre nuove onde si infrangeranno contro lo stesso scoglio. Questo è Robert Michels.